e dove da 30 anni non si utilizzavano fondi per l'edilizia ospedaliera, e che oggi può arrivare a rinnovare quasi completamente le proprie strutture ospedaliere. Vi ho detto ovviamente che abbiamo delle criticità. Quando leggiamo sui giornali le notizie in negativo, quello che manca è il ricordare quali sono le condizioni nelle quali lavora la Regione Campania. Allora noi, ve lo ricordo, e questo dobbiamo ricordarlo a quei parlamentari, consiglieri regionali che pensano di fare solo sciacallaggio, anziché dare una mano a combattere a Roma per garantire alla Regione Campania gli stessi diritti del resto d'Italia, perché fino ad oggi l'unico che sta combattendo su questa trincea è De Luca. Non so se è chiaro. Dunque, noi abbiamo rispetto alla media nazionale, ve lo ripeto, 15.000 medici in meno. Abbiamo la metà, più della metà, di posti letto in meno rispetto alla regione Lombardia. Siamo ancora nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, l'ultima regione d'Italia. La Regione Campania è stata derubata per 10 anni di 300 milioni di euro l'anno. Ma c'è di più. La Regione Campania ha superato il commissariamento, ma rimane, così si dice, in piano di rientro, cioè rimane sorvegliata speciale. Ecco. Vogliono controllare se poi rispettiamo gli impegni. Noi siamo in perfetto equilibrio. Credo da 8-10 anni per quanto riguarda il bilancio sanitario della Regione Campania. Ma ci tengono ancora incatenati e questo ci blocca i tetti di spesa, ci blocca la possibilità di integrare alcune prestazioni sanitarie e ci blocca il personale. Anche l'attuale governo è responsabile della chiusura dei pronto soccorsi perché non sblocca il personale. Altre regioni del nord, negli anni 90, non commissariate, hanno fatto il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda le assunzioni di personale. Sono sovradimensionate, tutte quante. Tutte. Per quanto riguarda il personale, la Regione Campania ha 10,9 medici ogni 1.000 abitanti, 10,9. L'Emilia-Romagna ne ha 18,2, quasi il doppio. La Lombardia, il Veneto, 15, 15,6 ogni 1.000 abitanti. È uno scandalo che si trascina in Italia da anni e anni. E nessuno ha l'onestà intellettuale, oltre che il coraggio politico, di combattere per i nostri diritti. E ogni tanto qualche sciacallo, il pronto soccorso, apre, non apre, anziché combattere per portare le risorse di personale e finanziarie per avere il respiro necessario per le nostre famiglie. È chiaro? Allora, saranno i temi delle prossime settimane. Vedremo quanti fra i parlamentari della nostra regione avranno il coraggio di affiancare la Regione Campania nella battaglia per i nostri diritti e quanti si riveleranno, come è capitato in queste settimane, dei traditori, oltre che dei vigliacchi, per i quali le bandiere di partito contano più delle nostre famiglie e dei nostri figli. Noi faremo un'operazione verità.